Salve avventurieri, io sono Phoenix Vidal, bentornati su Kingdom Come Deliverance. Dunque, dobbiamo andare a dormire perché domani ci attende la missione, praticamente di andare a caccia col buon Sir Capon. Ma prima di fare ciò, direi quasi quasi di provare a farci sbloccarci questo e magari come tentatività quassù. Tanto per. Anche se immagino sia il balivo colui che ci darà una quest lassù. O Robbie with you. forse no. Allora. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. You're the blacksmith's son from Scullet's, ain't you? The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scullet's refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. Molto gentile. Do you know if there's anyone Altro? around here who could use my help? No one I can take off. Perfetto, affari, visto che ci siamo. Sembra buona sta anatra arrosto. Maledizione. Sebbene l'anatra non mi piaccia, in real, il disegno sembrava parecchio appetitoso. Potremmo vendere un po' di. No, 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 la carne secca essiccata ci serve. Cioè, è definitiva, ha durata infinita, per cui anche la frutta secca. Non me ne separerò mai, praticamente. Barbafort, carne di leprecotta, carne di maiale, formaggio, liquore, grappa del Salvatore, 103, minchia. Vorrebbe dire 200 monete per comprarla? No, 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 non ne vale la pena. Anche perché già ne abbiamo tre, per cui non è così necessario, diciamo. Un giocatore di dadi. No, allora. No, 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 no. Calmi tutti. Dobbiamo provare. Ah, abbiamo detto. Impostarci questa missione. E basta, perché qua, boh, non esploro, però potremmo farlo più avanti una volta che finiamo, diciamo, la quest. Dunque. Dunque. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Giusto, qua era vietato girare. Come si dice? Al buio. Diciamo di notte senza torcia. Per cui prima che ci facciano storie, che ci arrestino un'altra volta, direi che è meglio evitare, va. Sebbene questo ci sminchi leggermente a livello di frame. Non vedo l'ora che scarapaccio, maledizione. La 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 paa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 
Deduco. Saranno casini. Nel senso, dovremmo aspettare forse il giorno. Per cui andiamocene qua. Forse c'è il committente attività. Vitalità aumentato, buono. Allora, là. Però è la peppa. Immagino che durante la notte sia inappropriato, forse, provare a recarsi. Committente missione, sì, immagino che di notte non potremmo andare a rompergli le balle. Qua c'è un giaciglio. Ah, momento, 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 momento. Ah, ci sta sfuggendo qualcosa. A che ora dobbiamo presentarci da Sir Capon? Perché l'ultima cosa che voglio è farlo infuriare. All'alba. All'alba, eh? D'accordo, quindi qualche ora di sonno ce la possiamo fare. Sì, il malus dei cosi dovrebbe. Il malus, dicevo, della prigione dovrebbe sparire. Dobbiamo mangiare invece.
Una volta che saremo svegliati. Grazie al cielo, c'è una pentola qua vicino. Qui cibo gratis, yeah! Ah, ma che bel tempo che c'è. La fatica. Ah, maledizione. Vabbè, ho riposati, siamo riposati. Il Maurus non ce l'abbiamo più. Per cui direi di andare verso Sir Capon. Che dobbiamo andare da tutt'altra parte. E magari per strada troveremo la tanto famigerata pentola di cibo. Oppure ci mangeremo un paio di frutta secca. Sì, anche. Dai, dai che ci sia un pollo. Sì, l'avevo già visto su un video questo, volevo provarci. Bellissimo. Pollo, così. Beh, bellissima sia l'animazione che il risultato. Una gallina morta, probabilmente non sa cosa l'abbia colpita. Condizione meno 6. Questa proviamo a cucinarla, vediamo cosa può succedere. Tiki 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 tiki. Non possiamo cucinare, potremmo sederci. E direi che non è il caso comunque. Ma non c'è nessuna pentola in giro, veramente? Dove dobbiamo andare noi? Dobbiamo andare all'interno del cortile del castello. Quindi dobbiamo fare il giro track e track. D'accordo. Abbiamo anche, come abbiamo detto prima, un punto in vitalità. Aspetta, qua c'è una pentola. Niente banditi, vero? Pollo. Mangiamo dalla pentola. Adesso. Pollo cotto. Condizione meno 12. Bene, gallina cotta. Freschezza 99%, durata 2 giorni. 13 sazietà è che non è affatto male, sebbene ci appesantisca tantissimo. Allora, giocatore. Vitalità, non abbiamo preso nessun bonus. Immagino sarà a livello 5 che sbloccheremo qualcosa. Non ne ho idea, però lo scopriremo giocando. Allora, l'alba è l'alba. Quindi dobbiamo anche darci un attimo una mossa. Poi, una volta che abbiamo fatto questa quest, avremo finalmente, spero, spero vivamente un'arma, o i soldi per comprarci un'arma, andremo a farci le varie quest secondarie. Perché, come dicevo, no, assolutamente no. Non ne vale la pena andarla a fare ora che siamo disarmati completamente. Ok. Salve. Ah, vedo che intanto si è comprato, si è preso un arco nuovo, il ragazzo. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir.
Where would someone like me get a horse? Good point. Ma in realtà ne avevamo Unless uno. It was a cart horse, I suppose. Well, you just have to trot along behind me like a good dog. No. But sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or then again, you can just run alongside as befits a peasant. E va bene. Seguiamo lo stronzetto. Sebbene qui ce ne sia un altro libero praticamente. D'accordo. D'accordo, d'accordo. Posso accettarlo. Effettivamente non ci siamo comportati come si conviene in quest'epoca. Oh, per l'amor del cielo, però dai. Amico? Ora ti tiro giù. Per l'amor del cielo, dai. Ma guarda, io posso anche aspettare. O anche no. What the hell sta facendo lui? Dai, per l'amor del cielo, ti prego. Ora ti tiro giù. No, dai, dai. Incamminati. Su, di là. Di là, ti spingo. No, mi sto ferendo. No, ok, deduco che vi dobbiamo caricare. Per cui ci rivediamo quando ritorniamo qui, in questo punto, va. E andiamo finalmente ad andare avanti a fare la quest. A riprovare, più che altro. Vediamo se sto giro non si bugga il cavallo. Maledetti cavalli. Cioè, è la cosa più complicata che riescono a fare nei giochi. Nel senso, si complicano sempre la vita con sti cavalli. Non riescono mai bene. Stop per un po', I'll just give you a quick search. Be quick about it. Ma che... Ti odio. Come on. Che cazzo è successo? Mi arrendo anche, ma... Che controllata mi devi dare? Su. Vuoi? Ah, ecco qua. Bene. For security reasons. Non scocciarmi con queste storie, direi di no. Sono senza di perquisirmi. Ok, fuori dei piedi no. Pagare, non ho intenzione di pagare. Proviamo con questo fallimento. I suoi superiori will have a thing or two to say about this. Oh yeah, story. Vabbè, perquisiscimi. If you insist. Non ho nulla da nascondere io, maledetto. Ma perché tutte ste storie? Va bene, ok, dai. D'accordo, d'accordo. Ah. Hans Capone, rieccoci. Here I am. I'm over... No, sir. Where would someone like me? Good point. D'accordo, d'accordo. Non stiamo a sindacare più di tanto. Magari guadagniamo anche punti ai suoi occhi. Nel senso, siamo obbedienti. E non ci scassa troppo la minchia. Oh, si è ringraziato il cielo, bravo. Intanto con i suoi due cagnolini lo seguiamo. Cioè che in sta boemia c'è una solo starazza, eh. Vabbè. Secondo. Arrivo. Non andare avanti. Non finisce qui tu. Ti odio.
Ti odio sempre di più, solo perché ti ho sconfitto in tutto l'altro giorno. Mi tratti in questo modo. Ok, però c'è da dire che l'alba ne vale parecchio la pena in sto gioco. Gran figata. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Anush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just. Sì. What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard, and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Panosh is on my back about it, and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Dai, può rivelarsi una bella giornata. Ok, bene. Questo ci avrebbe fatto pagare oltre, beh, a farci correre dietro di lui a piedi in altri modi, però buono, buono così. Let us talk of something Ma else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't. Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can. Comunque sì, può essere veramente una bella occasione per imparare a cacciare. Visto che quello ci manca come attività. Anche se con l'arco. Effettivamente ce la siamo cavata, per cui non dovrebbero esserci grossi problemi. Ticchi 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 ticchi, corri Listen, cavallino, I vai. wanted to ask you about Scalis. I don't know if. But I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The humans attacked Scalis and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that. Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. Ok, no, forse avevo Well, giudicato male lui. È abbastanza anche there's a nice little simpatico, place tutto just north of sommato. here. We'll camp I there suoi and metodi di tell you all convinzione mi about it, piacciono, if you wish, perlomeno. sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day Dio darkens. dale! Oh, bene. Grazie al cielo si fanno andare velocemente. Minchia, però. Sti granchezzi, cioè. Quanti chilometri ci avete fatto fare? Su. 30.000. A piedi oltretutto, maledizione. Quindi immagino comunque che se noi fossimo riusciti a uscire col nostro cavallo, a questo punto noi avremmo potuto seguirlo cavalcando. Cazzo, che bel posto. Bello, bello, bello. Vino alla pancetta è una bisaccia. Immagino sarà sul cavallo. Sì, ovviamente. Prendimi il vino alla pancetta che tengo qua nel borsello sotto l'ascella. Non so voglia di alzarmi. Ok, pancetta e vino. Pancetta e vino. Coming up, sir. At long last.
No. Che faccio? Ah, X, conferma consegna. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Effettivamente. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. What does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. Voice actor che ha fatto lui è un figo. Like a flock of sheep bleating all the time, even study is more interesting. Ah, lui è veramente bravo. No, i voice actor di sto gioco sono veramente dei fighi. Bravi, bravi. Mi piace parecchio. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only the king is gone. Just so. What are we going to hunt? Cumans. What? Cumans? Cioè, non abbiamo armi, maledetto. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One. Cinghiale, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Scalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. Dai, lui ci ha raccontato parecchie cose. Glielo dobbiamo. Don't know, sir. I didn't have time to count them. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. Couldn't you do anything about it? I mean to say, didn't Radzig put up a defense? They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but I was too late. All right then. I was only asking. I'm sorry, sir. I didn't mean... That's all right, Henry. Don't mind me. Sometimes I open my mouth before thinking. Che è questo aspetto maturo del nostro... signore feudale qui. Sembra un idiota invece. Potrebbe rivelarsi anche abbastanza interessante come personaggio. E dobbiamo aspettare l'alba. Aspettare l'alba. Che ore sono? Forse possiamo dormire? Forse sì. No, non possiamo aspettare così tanto. Non dovevo dormire prima. Allora, intanto vedo che c'è un simbolino. Che cos'è questo? Punto di lettura. Sazietà 57, condizione 83. Potremmo farci 6 ore di attesa qui davanti al focolare e poi dormirci un 3 orette giusto per ripristinare un po' di condizione.
Ok, allora alziamoci e dormiamo, come abbiamo detto, quelle tre orette. No, qua, così. Non è là, oddio. Dovremmo aspettare ancora, forse? Aspettiamo un'ora? Mi consideri l'alba alle 6? Ok, però dormire comunque ci ha ripristinato al 100% la condizione. Perfetto. Ok, il sole è alto, signore. Mangiamo dalla pentola. Hello? Sir? Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep. Ma che cazzo? È luce! Maledizione! D'accordo. Aspettiamo. Paio da un'ora, dai. Andiamo avanti di un'ora alla volta. Oh, alle 7. Per lui l'alba sono le 7. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Ok, mi rimangio tutto quello che ho detto sulla maturità. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Più lepre, eh? Mezzogiorno. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. D'accordo, vai. Ti ho già battuto tre volte. Magari questa sarà la quarta. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. What the hell? Che cazzo, però. La cassa. Allora, beh, 10 carne essiccata, cazzo mie. Prendi. Prendi 10 frecce, frutta secca, funghi secchi, scramasax, una lama, tipologia di arma, spada da caccia. In origine era un'arma da caccia utilizzata per finire la preda e macellarne la carcassa. Essendo simile a una spada corta, si è diffusa tra i borghesi, che in virtù del loro status sociale potevano sfoggiare armi decorate. Al contrario della spada corta, tuttavia, è affilata solo da un lato e non è adatta alle stoccate. Spesso è sprovvista di guardia. Quindi risulta scarsamente efficace per parare. Prendi. Prendi anche questo, che in caso lo vendiamo. Quindi. Armi. Allora. Scramasax. Ce lo equipaggiamo. Abbiamo l'arco di Sir Capon, che è quello più forte che c'è. E mettiamo frecce da caccia. D'accordo. Bene. Se sono eccitato dalla cosa. Devo andare a caccia di lepri, eh? Oh, selvaggina in generale. Se lui ha detto lepri. Lepri. Un leprotto. Dove siete, leprotti? Non vedo un cazzo qui.
Immagino che cacciare funghi non valga nella, nella sfida. Funghi e bacche. No, che è un tronco, sembrava un coniglietto. Allora. Fossi un coniglietto, dove andrei a nascondermi? O a brucare l'erba? Coniglietti. Ah. Io cercherei un bel posto un po' nascosto dove sia pieno di queste fiorellini barra trifoglio da mangiare. Che a conti fatti quello era il posto ideale, teoricamente. Sti cazzi. Che mira di merda. Allora, con calma. Dobbiamo abbassare un po' il tiro, così. Pelino in qua. Pelino. Oh, bene. Freccia, carne di lepre. Prendi. Ma dai, quindi potremmo raccogliere anche le nostre frecce che abbiamo lanciato. Bene. Frecce da caccia. Da caccia, non da caccia. Ok. Allora, un coniglietto l'abbiamo preso. Ah, quasi. Beh, almeno le frecce sono andate nello stesso punto. Dai. Ma cazzo. Buonanotte, Henry. Ok, spostiamo un po' la mira. La mira. E dai, però. Non ce la faremo mai. Che incubo. È stato solo culo il nostro, allora, la prima volta. Oh, grande. È pronto. Prendi. E prendi. Allora, abbiamo un po' di... quante frecce. Mia. Mia. Prendi la freccia, Henry. Prendi la freccia, che non siamo ricchi. Non possiamo buttarne via. Quante ne abbiamo usate? Possiamo buttarne via così tante. Su, su, su.
Sebbene una ci sia sfuggita. Un paio forse. Ci sono sfuggite. Ok. Aspettate, che ore sono? Sono le 9. Abbiamo ancora un po' di tempo, su. Ancora un po' di tempo per cacciare. Altri lepro. Questi sono difficili da mancare, immagino. Ah, quasi! Leprotto di merda. Ah, leprotto di merda di nuovo. Stai pigliando per il culo? Grande Phoenix. Allora. Caro il mio PNG di un coniglio. Abbiamo preso tre lepri per ora. No. Mango Gogats. Quasi. Ah, per poco. Dai, maledizione! Ti odio, Henry. Troppo alti, vediamo. Troppo bassi. Ad alzarci. Oh! Sono soddisfazioni però quando ci riesci. È complicatissimo. Fammi saccheggiare brotto. Cazzo, questo era gigante. Ah, troppe cose. Troppo peso. Allora, che ore sono? Sono le 10. Non possiamo più correre. Allora, è improbabile che noi troviamo quel minchio di gruppo di cervi. Un secondo, quante frecce abbiamo? Armi. 14. Ah, quante che abbiamo buttate? Ah, maledetto coniglio.
No, allora, dove siamo? Mappa. Allora, direi che possiamo provare anche a incamminarci indietro. Se troviamo qualche preda nel tragitto, magari la raccogliamo. E se no, no. Anche perché non vorrei far tardi all'appuntamento, perché sono già 10:30, 10:30. E noi abbiamo preso ben parecchie prede ancora, già. No, ancora. Di già. Quanto coniglio abbiamo noi? 55? Beh, perché ce lo segna rubato? Non l'ho capita, però. Ok. E boh, siamo arrivati abbastanza in fretta, però. Torniamo un attimo a farci un giro, va. Sembrava più lontano. A vedere dalla mappa. A vedere dalla mappa. Un fagiano non c'è? Come no? Bellissima sta zona comunque. Sì, sì. Per poco. Dai, maledizione! Oh. Nuovo livello e nuovo livello in caccia. Bei coniglioni stiamo trovando qui. Qua, ok. Mi stavi a rischiare di perderlo, eh? Sia mai. 19, minchia. Cosa c'era giù però? Un casolare? Sono le 11. Torniamo indietro. Direi che abbiamo preso parecchia carne ormai. Siamo arrivati a 100 circa. A occhio. 68, 23. Ci siamo quasi. Quasi a 100 unità di carne. Fatemi diventare il cacciatore del villaggio, divertentissimo. Riponiamo l'arco, magari andiamo leggermente più veloci. Forse no. Mi sa che ci conviene mettere qualcosa nel deposito. Quando torniamo indietro.
sia mai che dobbiamo correre, vorrei magari evitare di trovarmi così impacciato. Bella sta missione, molto carina. Vedete il bello di sto gioco? Tutta questa parte di contorno, secondaria, è veramente stupenda. Dai, salta. No, troppo tempo passato a giocare a Skyrim. Ok, il cavallo è là, ma lui è andato a piedi. Quindi sediamoci. Sediamoci e attendiamo. Aspettiamo un altro? Sì. Che erano le 11:30. Ok, proviamo così. Appuntamento alle 12, abbiamo detto. Oh, eccolo lì! Che figata che comunque c'è la gente che si muove, lo vedi proprio che va verso la zona della missione e non appare magicamente. Stupendo, stupendo, stupendo sto gioco. Parte il fatto che noi... Ma potremmo mangiarci una carne essiccata. Una. Zeta 73, aspetta, quanto ci dà di sazietà? 6. E beh, neanche male. Armature. Abbiamo un po' di roba che potremmo vendere. E questo qua, boh, questo va riparato assolutamente. Come i guanti che abbiamo su adesso. Togliamo anche l'indicatore che non mi gusta, non mi gusta. Sir How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look, why do you ask? You were right on my ass the whole time. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Oh. Shouldn't there be some reward for the victor? Just the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come Quanto ci along. dà? Ah, Let's go 35 and meet grosce, some non real. male. Un secondo, eh. Inventario. Vediamo. Consuma. Siamo ancora troppo pesanti, però. Allora, aspettate. Calmi. Ti abbandono con la carne di coniglio. Ah, dannazione. Metti nella pentola. No. Mettiamo qua. Inventario. Cibo. Ok,
Non lo so, non lo so. Una 108 armature, la calotta 107. Non sapete un cazzo. Inventario, cibo. Ok. Arrivo, sir. È andato. Zella. E che quella cucinata potremmo anche rivenderla. Si potrebbe fare anche parecchi soldi, immagino. Dai, maledizione, però. Quanto veloce. Ah, tornerò a cacciarvi un'altra volta le protti. Caccia il cinghiale. Il branco di cervi che abbiamo incontrato prima. Non è giunta l'ora della vendetta, però. Ci proveremo. Ci proveremo, Sir Hans Capon. Là. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now you're going to start your last answer, are you? Watch and learn. Did you see that? Ah, però. Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow. After him. Fetch. Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine. E se la cosa, maledetto. E segui Hans Capon. Ok, no, abbiamo completato. Ora, di nuovo sarai segui Hans Capon. Insegui il cinghiale. A piedi la vedo easy. Addio. Addio. Amici, addio. Addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Insegui il cinghiale fallito. Grazie al cazzo, però. Mannaggia a voi, mannaggia. Ok, la madonna, quanto grande sta zona. Però perlomeno ora abbiamo una specie di spada corta. Dunque, Sir Hans. Dove cazzo ti sei andato a cacciare?
Beh, noi continuiamo dritti, poi in caso faremo gli angoli. Questa parte di bosco. Là c'erano le nostre fidate bacche. No, dobbiamo girare fra un po', quindi tanto vale salire subito. Sono proprio al limitare della zona, magari andiamo un po' in dentro. No, ok, non è il momento. Oh, ma è così vicino. No, non è il momento. Cazzo, è andato a finire, maledizione. Siamo usciti dalla zona senza accorgercene. Vediamo che così. Tutto ora se ne esce la selvaggina maledizione. Sir Capon, buon uomo, dov'è? Dove sei andato a cacciare? Bello lo stagnetto per i cervi qui. Cani? C'è qualcosa. Tipo una rimessa dei cacciatori, forse? Questa è l'ultima brutta esperienza che abbiamo avuto con quello che noi pensavamo fossero dei cacciatori. Direi di andarci coi piedi di piombo. Bracconiere. Me ne vado. Bracconiere, eh? Certo, potergli vendere la carne rubata qua del bosco mi sarebbe piaciuto. Allora, bracconiere, grazie al cielo non ci ha attaccati.
Qua è un girare a vuoto, però, mi pare. Ok, dobbiamo virare un pelo. Perché noi in quest'angolo nord non siamo andati finora. Se riuscissi a ritrovare il cane che ha abbaiato prima. Allora. Ok. Sir! Quello chi cazzo è? Viandante. Damn. Damn. D'accordo. La giusta qualcosa. Cosa? Non passargli così davanti, per favore. Una specie di accampamento dei banditi. Un attimo che me lo segno, va? Stordisci, lol. Ti prego, accelera un po' il passo, però. Che avere solo una Scramas Axe e niente, diciamo, armatura, non è che mi piaccia troppo, sai? Minchia, però ti hanno ridotto male, amico. Qua ci torneremo. Sia per cacciare, beh, banditi. O cumani, o quel che cazzo che sono. Avremmo anche potuto ucciderli e poi salvarlo, ma direi che non è il caso, va? Giocatore. Abbiamo un attributo di livello principale. Primo soccorso, bello. Bene, sbaglio del 5%. Istanza di azzurrabbio, non si perdete anche di schivata. E direi... Tiri ricogliitore 2. Perché se ci dà 10% in più di schivata, me gusta, diciamo. Ti prego. Dai. Maledizione. Su.
I'll have a bronze bust made of you, my friend. Addirittura. Oh, you know, ma soldi e armi mi vanno più che bene come. You lunatic! They almost had you roasting on a spit. I say it looked more like they were about to take your maiden. Here, dung grubber. Oh cazzo. Is that any way to speak to a nobleman? I apologize, sir. I'm just glad you're all right. I'm yanking your piddle, you dolt. Lol. Thank you for rescuing me. That wound doesn't. Quindi l'amicizia è stata fatta ormai. Right. Those Cuman swine. Acumani. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, che ti devo fare da cavallo, quindi. Who knows how many bandits are creeping around here? Let's go then. I've had quite enough excitement already. D'accordo, andiamo. Però ti prego non farmi perquisire quando rientriamo perché ho tanta carne di coniglio con un simbolino rosso che non mi piace. It's Lord Capon. Get here, everybody. You, help him. D'accordo, obiettivo aggiornato sulla nostra spada. Bene, immagino che siano tutte robe che dovremmo scoprire ora con un dialogo. Che ci diranno adesso? Spoilers! Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. To think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Promozione! Sir, I... Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. Ah, oh, dannazione, però. A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smil is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor. Uomo gigantesco in armatura nera. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? He must be the one. Non perdiamo tempo, cioè. Neanche un attimo di respiro. Two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry, and give him a horse. Ooh-hoo. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Chissà cosa ci avrebbe dato se avessimo già avuto il nostro cavallo, quello rubato ai Cumani. I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Sono parecchio incuriosito della cosa, onestamente.
D'accordo, d'accordo, d'accordo. Quindi, se ci salva, chiudiamo qui. Partita salvata, bene. D'accordo, per cui direi che per oggi possiamo concludere qui, visto che abbiamo già fatto un'ora e mezza anche sto giro. Vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima. Ossequi, messeri, ossequi.